Dopo la festa della Trasfigurazione del Signore, la diciannovesima domenica del tempo ordinario riprende la lettura continua del Vangelo secondo Matteo. Avevamo letto le parabole del capitolo 13, poi Abbiamo saltato domenica scorsa l'inizio del capitolo 14 con il racconto della moltiplicazione dei pani e in questa domenica leggiamo ciò che segue immediatamente. Tant'è vero che il testo liturgico inizia con una integrazione. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva. Gesù si ferma, ritirato, in solitudine, ha bisogno di un po' di calma e di tranquillità. Gli era appena stata annunciata la morte di Giovanni Battista. E quindi umanamente il dolore lo aveva preso e aveva intuito in quella tragica fine del precursore un annuncio della sua prossima fine. La gente non lo lascia in pace, lo assedia, ha bisogno di lui. E Gesù con grande pazienza ascolta, nutre la folla, però poi a sera ha bisogno di un momento di quiete e si ritira sulla montagna, manda via quasi di forza i discepoli, i quali da soli iniziano la traversata del lago. E in quella notte avviene l'incontro con il Signore. È un'altra immagine gloriosa del Cristo storico che annuncia la sua potenza divina e in qualche modo mostra la sua forma di Dio. Il vento era contrario, la barca era agitata dalle onde e sul finire della notte Gesù raggiunge i suoi discepoli camminando sul mare. È una scena notturna di teofania, cioè una esperienza di Dio. Non vedono quasi nulla perché è buio, ma nel momento dell'angoscia, della tempesta sulle acque, vedono un uomo che domina l'elemento liquido. È un'immagine simbolica importantissima perché, nel mondo semitico, il mare è il simbolo del male e le acque non sono dominabili. Il fatto che Gesù cammini sulle acque dice il suo potere sul male su ciò che è inconsistente, non dominabile. Gesù si presenta, sono io, o forse meglio, io sono, è il nome di Dio, si identifica con Dio in persona, perciò può dire coraggio, non abbiate paura. Tutti gli evangelisti raccontano questo episodio, solo Matteo aggiunge un intervento di Pietro, il quale vuole camminare con Gesù sulle acque. Se sei tu, Signore, comanda che io possa venire verso di te sulle acque. E Gesù gli dice vieni. Pietro scende dalla barca e comincia a camminare sulle acque, ma si lascia prendere dalla paura e comincia ad affondare. Quindi grida, Signore, salvami. Il racconto è fortemente didascalico e mostra nell'atteggiamento del discepolo che chiede a Gesù, salvami, riconoscendolo come Signore, l'atteggiamento corretto di ogni discepolo nelle necessità nelle angosce, nelle situazioni pericolose della nostra vita, da soli non possiamo affrontare, ma non siamo soli. Signore, salvami, è la strada, è l'atteggiamento corretto. E Gesù tende la mano, lo afferra e gli dice, uomo di poca fede, perché hai dubitato? Eh, il punto delicato è lì. Il discepolo, nonostante tutto, è un uomo di poca fede che dubita. Prendendo Gesù sulla loro barca, il vento cessò. E i discepoli in qualche modo lo riconoscono davvero come il figlio di Dio. Quella notte i discepoli hanno fatto una esperienza di Dio. Una esperienza di Gesù che ha forma divina. Ed è in grado di salvarli. La prima lettura ci propone una esperienza divina vissuta da Elia, l'antico profeta vissuto nel nono secolo a.C., in un momento di grave crisi religiosa. Elia ha combattuto con tutte le sue forze contro il predominio della religione cananea di Baal, ma è sconfitto, ha l'impressione di essere rimasto lui solo e abbandona il campo, fugge nel deserto, inizia un lungo pellegrinaggio verso il Sinai. La tradizione deuteronomica che racconta questo episodio però chiama abitualmente quel monte Oreb. Dunque, Elia giunse al monte Oreb, alle origini, là dove quattro secoli prima Dio aveva parlato a Mosè, ovvero dove Mosè aveva incontrato Dio, dando inizio alla tradizione del popolo di Israele. Elia vuole ritornare alla sorgente. È un lungo pellegrinaggio verso le origini della propria fede ed entra in una caverna. Elemento simbolico particolarmente suggestivo, è quasi rientrato nel grembo materno. È nelle profondità di se stesso per trovare Dio dentro di sé. Ci furono alcuni fenomeni intorno ad Elia. Si parla di un vento impetuoso, di un terremoto e di un fuoco. Sono segni forti e il narratore con insistenza ripete ogni volta ma il Signore non era nel vento, non era nel terremoto, non era nel fuoco. Il quarto momento... È quello decisivo ci fu il sussurro di una brezza leggera. Letteralmente il testo ebraico dice la voce di un silenzio sottile. Elia percepisce la presenza di Dio nella voce del silenzio, di un silenzio fine fine. È quella brezza dolce che lascia intuire la presenza di Dio. I segni forti caratterizzavano un po' lo stile di Elia, era la violenza religiosa. Il Signore invece si fa conoscere nella dolcezza di una brezza leggera. Elia si vela il volto e rimane in adorazione del Signore all'ingresso della caverna esce da sé per incontrare il divino e lo riconosce diverso da come se l'era immaginato i discepoli nella notte riconoscono che Gesù è più di quel che intuiscono il salmo 84 celebra il ritorno dall'esilio, la misericordia di Dio che è stata manifestata al suo popolo e il testo liturgico inizia con una intenzione delorante. Ascolterò, voglio ascoltare che cosa dice il Signore, perché Egli annuncia la pace, Egli propone al suo popolo di fare pace. Voglio ascoltare quella voce del silenzio sottile, per fare esperienza personale di quella misericordia che mi viene incontro. La seconda lettura, come ben sappiamo, nel tempo ordinario è slegata dalle altre letture. Da alcune domeniche stiamo seguendo la lettera ai Romani per diverse settimane è stato proposto un brano dal capitolo 8 che è quello fondamentale nel testo. In questa domenica facciamo un passo in avanti e leggiamo l'inizio del capitolo 9. L'inizio di una sezione che comprende i capitoli 9, 10 e 11 dove l'Apostolo Paolo affronta il problema di quel gruppo di ebrei che non ha accettato Gesù come il Messia e propone una linea di grande rispetto. Dice il dolore profondo che prova perché i suoi connazionali, consanguinei e fratelli, non hanno accettato Gesù come il Messia inviato di Dio. E affrontando quel problema... Anzitutto fa l'elogio degli israeliti dicendo che hanno delle qualità che vengono da Dio, sono dei doni non cancellabili fatti da Dio. Elenca l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse, i patriarchi. Ma queste sette qualità già donate, aggiunge l'ottava, da loro proviene Cristo secondo la carne. E rispettando quella tradizione, aggiunge però che Cristo, venuto secondo la carne, è Dio benedetto nei secoli. E aggiunge la professione di fede solenne del cristiano che riconosce in Gesù il Dio di Israele. È la manifestazione di Dio nella umanità di Gesù. Signore, salvaci. L'uomo nella sua debolezza riconosce di avere bisogno di quella mano che Dio tende. E Gesù è la mano che Dio tende a noi peccatori.